oggi siamo qua con Sonia Loi, che è disegnatrice del fumetto Il piccolo re di Tadao Tunhuan. Diciamo che questo fumetto parla appunto della storia di Giuseppine, che è una storia vera. Ce la vuoi raccontare? Giuseppine è nato nel 1892 e questo ragazzo a un certo punto non è più cresciuto, si è fermato all'altezza di 75 centimetri, ma nonostante tutto è riuscito a diventare una stella del circo. E la cosa grandiosa non è che lui divenne un fenomeno da baraccone, divenne la stella di punta del circo Barnum, uno dei circhi più famosi d'America. E quindi io amo particolarmente questa storia perché è un dato vero, veritiero, sul fatto che se si crede veramente in un sogno e si lotta con tutte le proprie forze, si riesce a ottenere quello che si vuole. È un bel messaggio, insomma, sì, anche dei più piccoli. Sì, sì, proprio molto positivo. È un dato concreto che quando si crede fermamente in un sogno costruttivo, per quanto possa sembrare impossibile, se lo si vuole, lo si ottiene. Ok, ti volevo chiedere appunto, visto che questo è un fumetto per i più piccoli, appunto, è stato uno stile molto grazioso, molto tenero. Ti sei ispirata a una scuola di disegno in particolare, come quella giapponese, francese? C'è qualche fonte di ispirazione particolare? Io sono nata, cioè, artisticamente guardando manga, tantissimi manga, anche se poi comunque amo tanti artisti italiani, quindi probabilmente il mio stile è un mix di tutto quello che ho letto e di che leggo tutt'oggi. Ok, poi ti volevo fare un'ultima domanda. Diciamo che qui hai lavorato su un'opera appunto per bambini, però tu sei abbastanza eclettica come artista, ormai segui diversi generi, diversi stili, molto diversi tra loro, e ci dicevi nell'intervista che presente sul nostro sito, legata appunto all'immaginario, che già da piccola leggevi molte cose diverse, passavi dal genere di Pucci a Dylan Dog, e questa cosa sembra un po' riflettersi sul tuo lavoro. Ma tra tutti gli stili c'è qualche stile che preferisci, qualche genere in particolare? Io amo Mike Mignola, è fantastico, la sintesi di questo artista è meravigliosa e mi piacerebbe raggiungere un tipo di sintesi come la sua. È il mio artista preferito che guardo sempre e quando disegno tengo sempre i suoi fumetti accanto a me. Non riesco a disegnare se non ho dei volumi di Mike Mignola vicino a me. Ok, ti ringrazio Sonia per l'intervista. Niente, figurati. Fantastica che lui non è che divenne un fenomeno da baraccone.